Bella a tutti i folli e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video su c 1 z 1 modalità Battle Royale Oggi sono qui ovviamente per portarvi un nuovo episodio e siamo spawnati nella città se non sbaglio di Cranberry Qui sotto di noi c'è il villaggio villaggioso Comunque ragazzi nel corso di questa settimana ci sono stato un casino di E La cosa più importante che penso abbiano messo è la modalità Battle Royale in team Infatti adesso c'è la possibilità di fare le partite Battle Royale fino a due giocatori e ovviamente ragazzi dato che non ho tantissimi amici c'è cioè nessuno dell'FDS H1Z1 se magari qualcuno di voi eh, volesse fare qualche partita con me ovviamente la andrò a reccare scrivetemi qui sotto nei commenti il vostro nome di Steam così magari potremmo fare qualche partito insieme Comunque iniziamo subito Qui innanzitutto prendiamo questa pistola perché ci può servire un attimo come autodifesa Dato che per il momento non stiamo trovando nulla di chi è Qui c'è il bagno con un altro zaino che non ci serve a nulla, l'ho preso però dove me l'ha messo? Me l'ha messo dentro, non mi serve a niente. E niente, eh, qui cosa c'è? Caschetto, non ce l'abbiamo, quindi lo prendiamo subito. E scendiamo al piano di sotto perché... Aspettate, qui c'è il free state kit che mi serve e basta. Non c'è nient'altro. Ho un altro freestyle kit qui sotto. E basta. Ci sono altre cose, non mi sembra. No. Quindi, eh, spostiamoci subito in qualche altra casetta. Lì c'è uno ragazzi. Non so se lo vedete. Che molto probabilmente è già armato, anzi c'è più di uno, sono in due. Quello ha visto quell'altro e ho visto questo, ragazzi c'è davvero troppa gente qui. Uh, direi di entrare un attimo, entriamo con la pistola. Aspettiamo che scenda al piano di sotto e gli sparo. Lui di sicuro sarà qui sopra. In qualche stanza. Un attimo ragazzi, spero non sente i miei passi. Dove può essere? Non l'ho visto da nessuna parte. Attimo, chiudiamo qui questa porta. Qui nella casa grigia c'è uno sicuro. Qui ci sono altri colpi. Ecco, sento sparare allora. Un attimo buttiamo a terra questo caschetto che non mi serve a niente. Mettiamo quello militare. Eh. Un attimo, ragazzi, non è che siamo messi tanto bene. Sento anche spari molto vicini. Troppo. Mmm, mi puzza come cosa. Qui ci sono solo pistole, K e R15 proprio se li sono mangiati tutti, neanche il tempo di iniziare la partita. Mmm, va bene. Qui cosa ci sono? Altri colpi? Troppe revolver ci sono in giro. Ma what the fuck? Lì c'è uno. Lì c'è un altro. Siamo circondati. Tento anche sparare con l'R15 proprio da questo lato. L'unica cosa che possiamo fare è aspettare che salga qualcuno e lo ammazziamo. Quindi magari non lo so. Mettiamoci qui. E aspettiamo che salga qualcuno le scale in modo che lo possiamo prendere di sorpresa. Tipo qui. Qua lo potrei prendere bene. Perché non penso che nessuno venga a lutare questa casa. Perché ho sparato? Non lo so. riflesso involontario. Mm. Allora. Più a destra c'è uno. Bene. Qui in questa casa bianca c'era un altro. Quindi, già hanno preso tutto quello che potevamo prendere noi. Sento un casino di spari qua a sinistra. Adesso, ovviamente, sopravvive il più bravo. Dietro di me eh, non c'è nessuno per il momento. Direi di lottare questa casa bianca che c'è qui. Almeno per trovare colpi di qualche arma decente. Non lo so. Per trovare qualcosa perché non penso che abbiano preso 70 R15. Se non ne ha uno, li lascia gli altri. Almeno penso. No, qui non c'è proprio nulla. Zero. Perfetto. Allora, ancora 64 player. Devo trovare qualcuno da ammazzare con la pistola. Cioè tentiamo il tutto per tutto perché è inutile camminare qui con una sola pistoletta. Che cosa facciamo? Devo riuscire a trovare qualche preda. Hm. Seguiamo gli spari. Sono da questo lato quindi dobbiamo fare il giro di questo quartiere. Niente, guardiamoci attorno. Che mi voglio far beccare alle spalle. E niente, cerchiamo di prendere qualcuno da questo lato. Già ne sono morti una sessantina di giocatori in 4 minuti. Allora, gli spari vengono da qua a sinistra Ho certo, la pistola Questa qua forse non l'ho mai usata in vita mia Quindi io non ho la più pallida idea di come spari eh, Controlliamo questa casa, che dire sì. Io dico di sì, quindi la controlliamo eh, Cosa ci può essere? Nulla, proprio zero Qui c'è un... Un knife C'è una cappa Veloce Cogli tutto Entriamo dentro questa casa, guys E Ovviamente controlliamo queste altre due stanze È spawnata anche l'area tossica Abbiamo 5 minuti per andare via da qui Uh uno zainetto Forse questo qua è meglio del mio No, è sempre lo stesso Vabbò uh, Entriamo qui Niente Vediamo dove è spawnata l'area tossica Blessed Valley Dobbiamo andare a nord-est vabbò Per ora possiamo stare scialli Tanto è appena spawnata Dobbiamo uscire da qui Andare da sto lato E poi nord-est da questo lato Ovviamente guardiamoci le spalle Ora che abbiamo trovato la cappa Non ci voglio morire mi sembra strano che nessuno fosse uscito fuori a prenderla. Vabbò, meglio così, non facciamoci troppe domande. Ovviamente i veicoli non sia mai che ne trovi mezzo. Uh, vabbè. Niente. Dobbiamo andare di qua e poi andare verso la strada che c'è a nord. Mm. Già ho fatto qualche batter royale là sopra, se non sbaglio. Quindi che la zona la conosco abbastanza bene. E senza i veicoli lì non si fa assolutamente nulla. Perché dato che è una mega pianura per spostarsi da un obiettivo all'altro. O oh vai con la macchina oppure stai camperato sotto una roccia e aspetti che passi qualcuno. Proprio le uniche due cose che puoi fare. Comunque, secondo me ci stiamo spostando anche bene, cioè velocemente. Possiamo stare in qualche punto camperato. Sento spari verso nord ovest, qua a sinistra. E qui c'è una casetta. Che è se, se, dato che si trova nella zona più o meno sicura, potrebbe essere un punto buono per camperare. O almeno aspettare qualcosa o qualcuno. Quindi sì, guys, io vado qua sotto e aspetto dentro questa casa. Lì, a sinistra, se non sbaglio, c'è un'altra. Sì, ed è anche un due piani, là si trova di solito buon loot. Anzi no, ma è pieno di case, qui c'è anche una macchina abbandonata, vabbè, per ora controlliamo questa casa, vediamo se c'è qualcosa, in caso ci spostiamo nell'altra. Ah, vediamo, speriamo per me che non ci sia già stato nessuno qua dentro, c'è un arco, inutile, almeno a me, perché non mi piace. Uh, colpi di pistola, altri aereo troppo che passano Niente, questa casa non ha nulla di eccezionale Andiamo a vedere quest'altra casa con i mattoncini maroni mm -hmm. Ok, il gas è appena partito, quindi Tra un po' dovrebbe arrivare qui ai confini Dovremmo anche vederlo, però possiamo stare tranquilli Mi sembra strano che ancora non abbia incontrato nessuno qua sotto Però vabbè, meglio, direi Uh, qui cosa c'è? Una cucina con colpi di pistola, perfetto. C'è l'arma che cercavo. Due per giunta, non una. Però non ci sono i colpi. Come mai non ci sono i colpi? No, ragazzi, cioè... Non, mi non potete prendermi per il culo. Cioè mettete du due armi, non una. Anzi, tre. E non mettete i colpi. Really Cioè... Non può essere. C'è uno qui. Grazie è qua a destra. L'ho visto uscire l'arma, ragazzi, cavolo. Ecco perché non c'erano i colpi L'aveva preso tutti questo Che colpo al cuore quando l'ho visto Prendiamo tutto Proprio tutto quello che si può prendere Prendiamolo Buttiamo qui la pistola Prendiamoci il pompa Prendiamo i colpi Questo aveva anche lo spark plug Che di solito si toglie le macchine Per non farle partire eh. Va bene Questo, è qua, cioè questo qua forse non mi aveva visto Stava lutando quello qui tranquillo Fortunatamente Va bene Prima uccisione Penso sia la prima, sì. Eh, carichiamo il pompa che ovviamente scarico perché quando andiamo a fregare nei cadaveri si scarica. E quindi ragazzi non ero il primo qui. Ecco perché non trovavo neanche mezzo colpo. Un attimo usciamo con la K. Perché ovviamente qualcuno può aver sentito i miei colpi. Anche se siamo nel bosco, quindi boh, non penso ci sia gente. Cioè appena detto non penso è spuntato quello. Ok, allora adesso spingiamoci. Dato che abbiamo tutto quello che ci serve qui c'è anche una Jeep. Cavolo, dove sta andando quella Jeep? Signor Jeep, lei mi serve. Si avvicini? No, si è andato verso sud, non lo beccherò mai di qua. Ma boh, eh, togliamoci da questa zona, che è abbastanza calda. Ecco, lo vedo scorrazzare là sotto su quelle montagne, magari sta andando alla ricerca di qualche uccisione. Quindi, allora, la strada dovrebbe essere qua davanti, qua c'è un villaggio a sinistra solo che ho tutto, come stavo dicendo prima di vedere quella jeep, quindi possiamo trovarci un punto alto per camperare. E poi basta, aspettiamo, infatti qua c'è la strada asfaltata, noi tagliamo qui verso est. E speriamo bene, speriamo bene. 33 player. Se noi continuiamo da questo lato dovremmo riuscire a vedere un'altra montagna abbastanza elevata. Ah, per, anche perché ragazzi adesso siamo 32 giocatori mettendomi in una zona elevata Uno riesco a vedere tutto Due posso vedere dove spawnano quei cavoli di airdrop perché se non passano adesso non passano più. Qui ci sono i pali della luce che portano l'energia le, alla città di Taquito Rakitos quindi siamo nella zona giusta. Solo che non riesco a capire dov'è questa strada asfaltata a nord. Cioè o è qui sotto dove c'è quella vallata ma non la vedo oppure non lo so. Non ne ho idea. Allora qui a destra ci sono un casino di roulotte Aspettate, questa zona me la ricordo forse. Però devo riuscire a vedere il lago che non vedo. Che a me non mi sta di indicare quando mi sto avvicinando alla città di Daquito, Raquito, tototot. Quindi mettiamoci magari qua sopra dove c'è questa montagna e vediamo se dall'alto riusciamo a controllare qualcosa. Ovviamente in quella zona con piena di roulotte è pieno di armi e cose, ma non mi servono. Quindi bustiamo qui. Proseguiamo per questo lato, come dicevo ragazzi, infatti qua a nord è pieno di queste mega pianure, che è senza veicoli per spostarsi da un punto all'altro, all'altro, in 30 secondi si muore. Comunque, la zona tossica sta restringendo, sento dietro di me, quindi verso sud o est, penso che quello sia sud est, ci siano dei colpi, quindi c'è gente che viene da lì verso di noi. Noi dobbiamo trovare la zona asfaltata, come ho detto, per 728 volte, o 29. Dov'è questa zona? Forse, aspettate, qui c'è una, una casa. Qui c'è ancora pianura inutile. Ok, la strada è qui. Quindi potremmo metterci anche dentro quella casa bianca da aspettare. Tecnicamente. E praticamente. Sì, ragazzi, quella sarà casa mia. Andiamo là sotto. Uh, entriamo un attimo col pompa dentro casa. Non si sa mai, c'è qualcuno che abbia avuto la mia stessa idea. Chiamo due. Prima persona. E cerchiamo di ammazzarlo. C'è anche una musica abbastanza drammatica in sottofondo Ok Non sembra che ci sia nessuno uh, Accette, cose mm, Tutto pulito Forse già c'è passato qualcuno No ragazzi, questa casa non mi piace È troppo chiusa Questo è un airdrop sicuro è airdrop, Ragazzi, me lo butto di sopra Sì, ha droppato quindi adesso se ci spostiamo in quella zona ci sarà davvero il casino Magari potremmo usare questa zona qui davanti piena di alberi Cioè ce n'è soltanto uno per nasconderci, non lo so Mentre adesso tutti i vicoli cercheranno di andare a prendere quel drop E noi dobbiamo cercare di giocarcela in modo decente Cercare Dai che c'è un fucile da caccia là dentro Solo che ogni volta che lui... Lo... ecco, già c'è una macchina lì Una cavolo di macchina che ci sta aspettando là sotto Mm, spero non mi veda Ovviamente quelli con i vicoli Usano come difesa appunto le macchine Lì a destra c'è un'altra jeep che sta per venire verso di noi Quindi se non riusciamo ad ammazzare questo qua Almeno gli freghiamo la macchina non lo so E tentiamo di scappare L'unica cosa che potremmo fare La macchina accesa è... Uh c'è uno dentro mm. Com'è che non l'ho preso non lo so Sta scappando un attimo, abbassiamoci con C Mettiamoci dentro i cespugli. L'air drop sta cadendo. Quello ha cambiato posizione. So che sta arrivando anche un'altra Jeep. Qua siamo... In punto di merda. Tento degli spari per venire qui da destra. È caduto l'airdrop. drop. Oh, oddio. Uh, non si stanno ammazzando. Ecco, sono che a destra che combattono questi. Uh lì c'è uno. È morto, ok. Quello è morto. Non so da chi sia stato ammazzato. Quindi stiamo clacciati. L'airdrop la sta accadendo quindi adesso ci andranno tutti. 5 secondi, là c'è una zip che è partita. Sento spari provenire ovunque. Mm, bene. Non mi piace come cosa. Comunque penso a quelle macchine di averlo ferito un pochino. Cioè gli ho sparato al finestrino. O il, o il finestrino antiproiettili o boh. Un Attimo qui abbassiamoci. Certo che questo non è che se l'ha nascosto in una roccia decente. È più bassa di lui. First Aid che te ne ha tre pieno di cose. Buono. Band che magari mi possono servire. 184 blocchi. Military, questa armatura che mi mancava. Meno mm, male che c'era questo. Ma che cavolo... Ma quanto stanno sparando? Siamo rimasti 25 giocatori. E questo cos'è? Questo è l'aereo del gas come vedete va veloce. Ormai lì... Decentemente distinguendo L'uno dall'altro eh, Qui c'è uno Ma che cavolo Ah sì Avete visto che ha fatto i 360 con la macchina E lì c'è un altro anche C'è un altro e lì c'è un jeep che sta fumando No 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 Lo stronzo ragazzi Sto qua ci vuole ammazzare Dai che te l'ha mandato a fuoco quella macchina di merda Ok sta scappando lì nel fiume Lì c'è un'altra macchina Ma che cavolo Ma tutti con, le... con i vicoli sono Sono l'unico sfigato che non li trova Oh questo si era buttato qui nel fiume Può essere ovunque Non so se mi sta portando in trappola No se n'è andato da qui Dove è finito? Anzi ah, sì, non lo vedo Ma eccole qui Qui davanti a me che fuma con la sua macchina non si fuma, cioè io te l'ho detto che fa male. Vediamo dov'è. È ripartito. Gliel'ho mandato a fuoco ragazzi. Ed è anche sceso. È dietro quell'albero. Sta arrivando anche una jeep là sotto. Che adesso lo inchiappetterà da dietro, non lo so. Spero che lo inchiappetterà da dietro. Cavolo, è qui a destra. È sceso, adesso spara a quello dietro l'albero penso. Sta scappando. Dai ma quello è inutile. C'è la persona più inutile che esiste quello. Con quella macchina, mi poteva aiutare invece no. L'ho ucciso. Solo che c'è la jeep che sta girando dietro di me. Ecco qui Ho 700.000 colpi della K ragazzi Lì sotto c'è una roccia che forse mi può servire per nascondermi Sopra quella montagna c'è la macchina della polizia mi sta sparando queste qui L'ho ammazzato Penso di averlo ammazzato anche se là sopra c'è un'altra macchina. Sì, l'ho ammazzato io, in chat certo è spuntato. E qui dietro c'era la sua macchina. Lì sopra c'è uno che campra, ragazzi. Lì. Non mi preghi, amico. 30 secondi e la zona viene ristretta ancora di più. Prendiamoci questa macchina, eh. Facciamoci un giro. Eh, non ho neanche il tool per ripararlo, cavolo. Vabbò. E qui. Ci ha abbandonato la macchina questo. Dove è andato? E qui che scappa. Vabbò sta scappando. Lo inseguo o non lo inseguo? No, aspettate, me ne rimango qua sopra un attimo. La macchina non si ferma. Questo cos'è? Airdrop. Eh, lì c'è la macchina della polizia di prima che sta scappando. Vediamo dove droppa. Forse droppa qui dove sono io. No, non posso essere così fortunato infatti. Allora... Ma che cavolo... Ma come ha fatto ad ammazzarmi questo? Non ci credo, ho fatto tre uccisioni e poi questo mi ha ammazzato alle spalle. Ma che cavolo... Ma era pure nudo. Vabbè ragazzi, questo non so da dove sia sbucato. Cioè stavo guardando un pochino la vallata per capire... Come giocarmela e sono morto, quindi questo episodio non è finito bene come l'altro però ho fatto 3 kill e mi accontento. Vi ricordo come sempre di lasciare tanti like e commentocci e commentocci, commentozzi, ci becchiamo alle 17 con un nuovo video. Ciao ciao!